in questo numero di Motori Magazine. Nissan X-Trail è un SUV o un gatto delle nevi? Suzuki, arrivano 3 moto speciali. Mezzi pesanti, entro il 2040 emissioni giù del 90%. Un SUV che assomiglia a un gatto delle nevi, con tanto di cingoli al posto delle ruote. È questo l'aspetto che più colpisce del Nissan X-Trail, il Force, pensato per i servizi di soccorso sulle piste da sci, che il costruttore giapponese ha presentato a Cervinia e in altre 4 capitali degli sport della neve. I sedili posteriori sono stati rimossi per consentire l'installazione di una barella, un portapacchi, palle da neve, una sirena, una barra luminosa lampeggiante e potenti luci anche sul cofano. Rivisti i parafanghi, adesso più larghi per accogliere i cingoli, supportare un verricello e un gancio da traino rinforzato. Le pedane laterali sono state pensate per facilitare l'accesso, visto che questo X-Trail è 23 cm più alto della versione stradale. A gestire la trazione è il sistema integrale elettrificato bimotore e-Force, che reagisce ai cambiamenti del livello di aderenza in un decimillesimo di secondo, grazie al sistema brevettato da Nissan, costituito da motori elettrici su ogni asse e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l'azione del freno sulle 4 ruote. Il 2024 si apre per le moto Suzuki con 3 versioni speciali, 2 per la crossover GSX S1000GX, una per la Enduro Tourer V-Strom 800DE, Touring e Sport per la prima, G-Ball per la V-Strom. La GSX S1000GX sfoderà adesso 2 modelli ricchi di accessori che ne esaltano l'anima di Supreme Sport Crossover. La Touring offre un comfort maggiore nei lunghi viaggi. Per lei, borse laterali in tinta, sella premium, manopole riscaldabili e cavalletto centrale. La Sport è rivolta a chi desidera più versatilità e grinta, sottolineata in più da un parabrezza basso fumé e terminale di scarico a Cracovici in titanio con fondello in carbonio. Entrambe saranno disponibili nelle concessionarie a partire da febbraio al prezzo di 19.000 euro. La V-Strom 800DE G-Ball è invece la versione speciale della Sport Enduro Tourer, che attinge nella sua livrea all'heritage di Suzuki e alle mitiche DR600R G-Ball e DR650R G-Ball, che dal 1986 in poi hanno conquistato gli amanti dell'esplorazione dei rally grazie anche al legame con l'indimenticabile DRZ, che partecipò a più edizioni della Paris-Dakar. Le nuove colorazioni riprendono le livree che hanno fatto la storia delle monocilindriche enduro degli anni 80 e 90, con gli stessi iconici colori Suzuki che hanno poi reso memorabili modelli come la DR750B. In dotazione anche qui il terminale di scarico a Cracovici in titanio con fondello in fibra di carbonio, mentre per i pneumatici di primo equipaggiamento, sui cerchi da 21 a 17 pollici, troviamo i Dunlop Trailmax Raid, dal carattere marcatamente fuoristradistico. La nuova V-Strom 800DE G-Ball sarà disponibile solo sul web store Suzuki al prezzo di 13.900 euro. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulle norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti. Gli obiettivi concordati prevedono una riduzione del 45% delle emissioni al 2030, del 65% al 2035 e del 90% al 2040, oltre al target del 15% al 2025 già previsto dalla normativa vigente. I target si applicheranno ai veicoli pesanti superiori alle 7,5 tonnellate e agli autobus. Per i nuovi bus cittadini è previsto un taglio delle emissioni del 90% entro il 2030, per poi raggiungere le zero emissioni entro il 2035. Nel 2027 l'Unione Europea farà una valutazione intermedia degli obiettivi. Le nuove norme contribuiranno a realizzare le ambizioni climatiche dell'Unione Europea per il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Lo scopo è anche quello di incoraggiare una quota crescente di veicoli a emissioni zero nel parco dei mezzi pesanti europei. Nel 2035 le norme saranno estese anche ai veicoli professionali, come i camion della spazzatura o le betoniere. Sono esclusi i produttori di piccoli volumi e i veicoli utilizzati per l'estrazione mineraria, la silvicoltura e l'agricoltura,
i veicoli ad uso delle forze armate e dei vigili del fuoco e i veicoli destinati alla protezione civile, all'ordine pubblico e all'assistenza medica.